Salve a tutti gente, ben trovati su Crystal Cross Music Production ed è veramente tanto tempo che non ci sentiamo. Ho deciso di riportare in vita questo canale che è fermo da anni per una ragione in particolare. Qualche giorno fa mi è capitato sotto gli occhi nella home di YouTube il making of di un disco di una band che mi piace particolarmente ed ero molto interessato a vederlo. Ma dato che su altri canali ho già cominciato a fare da parecchio tempo delle reaction a svariatissimi tipi di contenuti, eccetera, eccetera, mi sono detto, beh, questa però potrebbe essere una buona cosa da portare sul canale di produzione musicale, giusto? Quindi consideratemi resuscitato, ok? E nei prossimi giorni vedrete, con una cadenza all'inizio molto, diciamo, easy, ma in futuro anche altri contenuti che ricominceranno su questo canale, anche dei contenuti che penso proprio che troverete interessanti. Questo è il making of di Periphery 5, Gent is not a genre, che è un album veramente fighissimo e il tipo di produzione che hanno questi ragazzi in genere è molto utile perché sono sempre in una via di mezzo tra la produzione casalinga e quella super professionale da studio di registrazione, diciamo, molto grande. E le soluzioni che hanno, perché ho visto degli altri piccoli making of fatti da loro, di solito sono molto interessanti, quindi non vedo l'ora di vederlo insieme a voi. Vedrò il video insieme e poi farò qualche commento, qualche cosa, perché io sono un tecnico del suono, come forse sapete, di professione, e quindi da video come questi c'è molto da dire, ma anche moltissimo da imparare. Quindi, senza ulteriore indugio, questo è Everything is Fine, The Making of Periphery 5, The Gent is Not a Genre. Eccoci qua, vediamo un po'. I making of sono sempre molto interessanti. Oh, la tastiera della Native Instruments, quella proprio di Complete. C'è anche uno Stream Deck lì. Mi fermerò spesso a commentare strumenti o cose del genere. Ok. Io non uso Cubase da anni. Credo che sia Cubase. Mi pare. I'm just gonna show Mark those riffs so you can have it in his riff library. Yeah, so it's... Che bello l'ambiente casalingo così, quando si sta comodi. Yeah, so this is the second meeting now, the second writing session, and I was really excited to get this started. Quanta roba, ok. We kind of learned with Periphery 4 that if we take a little bit of time, we can let these ideas sort of absorb and we can get a pretty good sense of how we feel about them. And I think that's something that helped us all feel really good about Periphery 4, not only when we were writing it, but after the fact, because we were able to sit with the ideas. Io non ci provo neanche a cercare di capire cosa sono tutti questi pedali, d'accordo? Però ne vedo un paio della Strymon, no? Piuttosto sicuro. E uno Bogner, che francamente non credo di conoscere, non l'ho mai usato, e tanta altra roba. Poi quello dell'Horizon Device, che prima o poi devo assolutamente provare. Comunque, quello che sta dicendo sul processo di creazione musicale è una cosa che posso testimoniare anch'io, avendo lavorato con parecchie band. Quando si crea qualcosa, effettivamente è bene prendersi un po' di tempo per lasciar sedimentare l'idea invece che correre subito alla produzione, specie quando le cose sono piuttosto complicate, perché lasci quel tempo necessario per capire se l'idea è veramente valida. Perché una cosa che sembra fighissima all'inizio, o al contrario sembra da buttare via, passato un po' di tempo la giudichi con occhi un po' più, diciamo, a mente fredda. Quindi è un ottimo consiglio questo qua. And anything that needed to be improved, we could just go back and improve it. The filter can like make it go like. Yeah.
Cioè, il... vabbè, il combo della mesa, che dovrebbe essere un Mark, il Fender Bassman o qualcosa del genere. Ok. Giochi vari. Le casse sono le stesse che purtroppo adesso non ce le ho perché sono in riparazione già da un pezzetto. Quelle sono le Amphion, sono delle casse eccezionali. Vedo la testata Pivi che dovrebbe essere la, la sua di Misha Mansour. E, Dover non ho mai sentito in vita mia. Devo, cioè di nome sì, ma mai provato. So parecchi synth analogici, vedo un paio di Moog. Quello dovrebbe essere... ah, mi sa che sto dicendo una scemenza, o mi era venuta in mente un'altra cosa. Il Captor della Sur, che è una cosa che prima o poi comprerò, questo qui, no? Perché è veramente molto utile e pare che sia il migliore qualitativamente che ci sia in giro. Più vabbè, di Capture immagino che ci sia un sacco di altra roba. E loro, che io sappia, usano per le chitarre principalmente Axe FX, credo. Però magari è cambiata, eh. Ah, Mini Tower, ok, della Moog, sì. Che stacchi. I'll be playing the rhythm anyways, because you're gonna be playing that part. I already called the rhythm. I wrote the rhythm, I called it. You're playing that part. Fucking leg up on the riser and everything. The purpose of these sessions is very similar to what we've done with the previous past couple records. Typically, me, Jake, and Misha get together and we'll begin writing the songs basically from nothing. The main difference this time is that Spencer's been a part of it. He actually came out here and just from day one, when we didn't really have any songs even partially written, he was here to sort of be part of the arrangement process. And honestly, that's made a huge difference. So we're, ok, prima il cantante non prendeva parte alla prima parte della creazione, adesso invece sì. What this record is still, you know, we're still trying to nail down exactly what we're looking for the record. So, you know, we're going to spend 10 days together, write a bunch of music, and then after that, the guys are going to drive back to Vegas with me and we're going to write some vocals together. La lavagnetta è sempre presente nei momenti di creazione. Però questo, francamente, è molto più songwriting in questo momento. Sessions are, I feel like, the meat and potatoes of the album process, because that's where everything gets written. And we're trying to do this thing now where we're writing on the spot, but as we're writing and as we're demoing, we're trying to get takes, and the operative word is trying, but we're trying to get takes that are solid enough to be final album takes, which ultimately makes our life easier when it comes to actually tracking the record. Questa è una cosa importante e che ho imparato anche a mie spese, cioè il momento della creazione delle canzoni, oggigiorno ragazzi, è francamente una cosa che consiglio a chiunque in caso non lo stesse già facendo, le preproduzioni delle canzoni, cioè mentre le state scrivendo, mentre si scrivono, vanno messe su DAW, cioè vanno registrate in una forma, per quanto primitiva, non importa, ok? Però quello che ha detto è un'altra cosa, cioè...
suonarle abbastanza bene per essere livello album. Ecco, questo ho scoperto essere, a mie spese, ripeto, una cosa molto importante. Perché? Perché quando tu esegui una cosa con l'intenzione di renderla più o meno definitiva, hai un altro atteggiamento rispetto a quando la stai suonando così tanto per buttarla lì, per fermare l'idea. Sia chiaro, se siete nel pieno del momento di creazione, che non sapete ancora cosa cavolo sta venendo fuori, questo è ovviamente una cosa che va fatta, cioè di buttare qualcosa lì tanto per mettercela, giusto per iniziare a settare le idee. Ma nel momento in cui le cose cominciano a essere un po' più serie e hai bisogno di iniziare a sentire come suona il tutto, quello è il momento in cui bisogna suonarle bene e con i suoni adeguati le cose. Troppe volte io stesso ho fatto l'errore di piazzare là dei suoni temporanei, far suonare le persone delle cose anche sbagliate, fuori tempo, così, giusto per piazzarle lì, e poi giudicare la canzone per poi andare al momento di vera e propria registrazione. Ho scoperto essere un errore questa cosa, e meglio fai le cose anche durante le preproduzioni, meglio è per il prodotto finito. Per loro, secondo me, questa cosa è ancora più critica, per il semplice fatto che sono cose veramente difficili, ok? Perciò io immagino che lo stacco tra il suonare distrattamente e la top performance da mettere sull'album sia, nel loro caso, più grande. Magari per altri generi o per altri artisti la cosa sarà un po' più accessibile, ma per loro decisamente no. Sentite un po'. Hades, che figo. Se non l'avete giocato, Hades è bellissimo, sì. Is that an American material? America. You're in America now. It's okay. Yeah, fancy scholar. Wow. Yeah, use that. Questi sono momenti di convivialità. È una delle parti belle di fare qualcosa insieme così. Importante che non si perda troppo tempo. Però gli stacchi servono, e come? Per liberare un po' la mente. I know you 18.5 to 19. Yeah. I kind of use it as a way to adjust. Looks really good actually. So once it hits like 32, 33, I'll stop it. And you're at 23, 24 seconds. I think the part that just feels a little slow now is like the section after that, where like kind of before that blast beat section comes in, and where just all those accent hits are happening, that would be really epic as a build with vocals. When it kicks back in with the groove, like right after the blast beat part, having a vocal section there could be really cool. And I think it would obviously carry it. I mean, it's an epic section. It's just really open right now. Quanti scambi avanti e indietro per le canzoni. A volte anche delle minuzie vengono discusse per ore. Spesso un po' troppo. Ci sono passato. Ah, due chitarrine, eh? Vedo una Sur, Jackson, Paul Red Smith. Credo che Misha Mansour sia artista Jackson proprio. Uno dei tre chitarristi ha una Paul Red Smith, se non ricordo male, e un altro Libanez, però potrei sbagliarmi.
So we just kind of get together with no expectation. We like coming into this more as like a hangout session that we can kind of enjoy each other's company rather than focusing on like having to have some sort of product or something to show for it. Like, we don't go into it saying, okay, we're gonna finish an album in this amount of time. That's not what's important to us. What's important to us is we meet up, we get together in a room, and we start vibing off of each other's writing or humor. And from that sort of synergy, we find time to create music. And that's kind of what the first couple of writing sessions for any c'hanno il batterista che è Matt Halpern. And then once we have the ball and some ideas, then in videochiamata kind of takes on a life of its own, and the music sort of steers where we go. That takes the pressure off. And really, we found that when we're under pressure when we're working on an album, we're not as happy with the results. C'è l'Ax Edit, quindi sì, stanno usando l'Ax FX. We found that this is our, probably the best way to work together. Questa è un'altra cosa interessante, ragazzi, perché in effetti non posso essere sicuro di quello che sto per dirvi, quindi vado, è una supposizione, ragazzi, prendetela come tale, ma quello che stanno dicendo in realtà è che loro non si sono riuniti per creare canzoni con lo scopo di avere una deadline, tipo entro questa data dobbiamo avere l'album scritto. Lo stanno dicendo, è importante in questo momento che stanno descrivendo adesso ritrovarsi insieme, stare insieme, anche in momenti puramente divertenti, senza produrre particolarmente qualcosa, ma per avere il giusto vibe l'uno con l'altro. Immagino che questa cosa sia perché loro in realtà, come gran parte delle band al giorno d'oggi, cioè il periodo dei ragazzi in giro con un pulmino, tolti i tour magari, no, non è più come gli anni 70, ok? In cui ci si ritrova insieme in studio e si fa l'album e bella lì e magari si vive anche insieme. No, le band spesso stanno separate la maggior parte del tempo e quando si ritrovano magari hanno bisogno di un po' di tempo per carburare. Io perlomeno l'ho interpretata così, non sono sicuro che possa essere questo, però in questo caso questo è quello che stanno facendo, cioè questo in questo caso non è tempo sprecato, è questo il punto. Cioè loro stanno ritrovando la coesione da band, diciamo la sinergia l'uno con l'altro, prima e poi rimettersi a produrre cose, almeno per come l'ho capita io, e credo che il motivo sia quello che vi ho detto. Sounds good, dude. All right. All right, man. All right, enjoy, have fun, miss you guys. Love yeah. Miss you too, dude. Miss you too, man. E adesso c'hanno appunto il batterista in videochiamata. Non sono neanche tutti quanti proprio nella stessa stanza. È possibilissimo che fino alla fine dell'album non ci sia stato neanche un momento in cui erano davvero tutti nella stessa stanza, eh? Potrebbe essere. T-Rex Replicator, Tape Echo. Oh, non mai usato. Secret weapon. It's recording and then playing back on those heads, which is why it has that degraded repeat. I've got three other tape delays, actually. This one is from the 60s. Negli anni 60. It's on, like, satellites and a bunch of periphery stuff. Love this one to death. Ecoplex, mai usato in vita mia ovviamente, ma ne ho sentito parlare. E questo c'è anche come plugin. È una sensazione veramente familiare questa qua del processo di fare il suono eccetera e poi prova una
trentina di volte, sì. The notes, just the rhythm, like. That's exactly what I was hearing. Instead of. Yeah, like make it straighten it out. Yeah. Something kind of like that. Yeah. But I think it needs the feel needs to change of where. It's great. Yeah. Banana. Oh, è un C12 quello, il microfono? Microfono veramente stellare, molto morbido. Soprattutto lo sta producendo a casa. Sono cose definitive queste qua? No, non credo. O sì, però potrebbero, eh. Give yourself a breath. Yeah. Your heart is open. Your heart. Your heart is open. What if it was less held out? Your heart is open. Yeah, do that. Your heart is open. Credo che questo sia ancora in parte il processo di creazione proprio della canzone. Your heart is open. I can't fucking find the beat to land on that. Your heart is open. Yeah. Your heart is open. It's good to be here finally with everybody. One, you know, we all haven't been together as the five of us in two years. Yeah, more than 2 years. Our last show was... Sentito? Non sono stati insieme, tutti quanti insieme per 2 anni. È un po' come sospettavo allora. February 16th, 2020. And that was the last time we were all together. So being together no. Aspetta però. Fermi tutti. 2020. Potrebbe essere anche per la pandemia. Fermi tutti. Magari è per quello. It's great and we've all just kind of fallen right back in step with each other and it's great to do it around the writing process. Oh, guarda. 1176 Purple. Eccolo qua. Like almost like ghost notes leading into those open access. Al giorno d'oggi ci sono dei kit, i sample di batteria che sono talmente belli che se usati bene possono tranquillamente andare in un disco, a maggior ragione in una preproduzione. I haven't seen you in 2 years, you know? Like we've FaceTimed and we've talked, but I literally haven't seen you in 2 years. And I've seen the other guys, but it's mainly, you know, it's been for a week and a half or 2 weeks and we work on music. And I like the fact that I'm able to just like say to myself like, oh, this is not normal. Like I want to be able to look at this and be like, this is fucking special. Like what we do is special. And I don't want to take it for granted. I think right now I'm really, really savoring every little thing about doing this, you know, like every little thing. I'm just trying to just take it all in because felt like we haven't had it for years. 24 ounce green monster, berry blastful tropical acai smoothie. Yeah, that's all that's on there. Fuck. What the fuck? Is this mine then? That's yours, yeah. Right. But that sucks because you probably I'd like to eat. Stanno parlando di affari da bere. You want to split some of them? Sti cosi che non ho idea di che cosa siano. No. Thank you so much. No, it's totally fine. You guys enjoy your food. I will. You want my laptop?
You want my laptop? Can't eat that. What if you didn't have the second note at all? Cos'è Elden Ring, credo. Just the second note. Skip this next one. That. Skip that. You don't like that one? I just want to hear what it sounds like without it. Get there, right? Like, just to give the vocal breath real quick. Just, I just want to hear it, that's all. Questa devo dire che però mi manca, eh. Nel senso, parlare di produzione e editare le cose su un laptop mentre gli altri stanno giocando a Elden Ring, questa mi manca, ma proprio lì nella stessa stanza. Perché se no, vabbè, questo è capitato un'infinità di volte, nel senso che quando qualcuno sta registrando qualcosa, gli altri si stanno facendo i cazzi propri. Anzi, questa è la norma, perché spesso la produzione, quando stai in studio, ci vogliono ore. Ovviamente per i vari strumenti, per le varie cose, poi c'è un momento in cui c'è un problema, una parte difficile che a qualcuno non viene e bisogna stare là, ci si prende una pausa, vediamo come rigirarla, come te la puoi rigirare perché sia più accessibile, come farla suonare, cioè, quindi ci sono un sacco di momenti in cui gli altri stanno facendo i cazzi propri, è normalissimo. Però questa non l'avevo mai vista ancora, proprio nella stessa stanza, nello stesso momento, uno in un angoletto, uno in un altro. Questa mi mancava. Non so se dire figo o no. You get anything from killing that guy? Just a bunch of experience points. That's sick. Hold on. That one. Just take out that second note. I'm not saying to not process it, I'm just saying just less. More top end. Yeah. Just a tiny bit. Just a tiny, like 10-15%. Che diavolo è quel monitor controller? Ammesso che sia un monitor controller. Questo qua. Cosa diavolo è? I think the flutters just make it sound real. I mean, it sounds like, it's like they're like auto-tune flutter sound. Your heart is open. Oh, that is an auto-tune flutter. Yeah. What if it's not tuned? It's here. I can recut it better. That's cut it better. But I don't mind it sounding a little bit like vulnerable. No, I'm fine with that. It's gotta sound right. Can we just listen from the end there and then we'll go? Okay. Just wanna hear the end section into that. Sure. Exits away. I'm just gonna check we're on the same one. That one there. Questo video è tutto molto molto casual, spesso registrato col cellulare, però mi piace il vibe, sì. We have War Goggle, Fat Drac, Cockner. And then as a bonus, like, it'd be cool to get around to doing Hey for Brother, see if we can flush that out. Le mangiate di fast food nei momenti di creazione o negli stacchi tra una registrazione e l'altra, solo Dio lo sa. Il mio studio è vicino a un McDonald's, ve lo faccio solo immaginare come cosa può essere. Mi sta anche venendo fame, maledetti. Time I go, I went there a long time ago.
Comunque comincio a pensare che questo sia il cut finale delle cose registrate per il disco. È molto più casalingo di quanto me lo immaginassi. E poi ne parliamo, ma non è affatto un male, specie al giorno d'oggi. Also, that first half, like power in that range is sounding really, really good. It's all about over exaggerating the pronunciation. Like that's the only way you can get power in that range. You're selling it. It's like it's cutting through, even though it's not in your like fire range. That's yeah. Sick. Thanks, man. It's really sick. Yeah, I like that a lot. I'm really digging this now. Do we have We should probably like write harmonies and shit for it. We could do that. Do you want to listen to the whole thing or do you yeah. want to write harmonies? Yeah, definitely. Let's do it. Four fries. Got some chicken nuggets. Altro cibo. Dai, mi state facendo venire fame, maledettissimi. No, questo è Returnal. Bello anche questo. Peculiare come gioco. Questa canzone è bellissima. Se non l'avete sentita, andatela a sentire. When all the bad times stick. When all the bad times stick. My favorite kind of steak. Oh. You could just copy that. Oh. Oh, I said. Questa è una di quelle cose che detesto, i cellulari che suonano mentre stiamo registrando. Però vabbè, contesto completamente diverso questo qua. Are you serious? The neighbors just called 911. Dude, yeah, that's so funny because they hear music coming from here all the time. I think you'd think they'd put like two and two together that we're like recording over here. Invite him in and listen to the track. Ma un vicino ha chiamato il 911. Ma per cosa? Ok. All right, thanks dude. Jesus Christ. Ma che cazzo? Ma perché? Vabbè. Oh, drum tracking. Ok. Va near Bath, England. Immagino ci sia Nolly a registrarle. Eccolo qua. Grande Nolly, quanto lo adoro lui. So looking at you? Yeah, I think we should just have a conversation. Cool. One, two, three. Cool, off we go. That was on four. Your clap. It's fine. And? It's fine. I like 4/4. Are there any new techniques or new things that you are utilizing for this session as opposed to other sessions? I think the biggest differences are to do with the recording in one room environment. Oh, stando in una singola stanza. That changes the dynamic a lot of the recording, I think. That makes it a lot more fun. And as a recording engineer, it takes me a little bit away from that kind of isolated listening situation. And I think it's really cool because I'm hearing you playing drums in the same room, feeling it and hearing the kit from a bit more of a distance. And it's super cool actually to have that perspective on the kit while we work. Quanto è bravo Matt Halpern, madonna. Batterista veramente sottovalutato, secondo me. It's been enlightening
how frustrating it can be, even with just like 15 extra seconds of waiting for you to come in the room or for us to like be able to converse about something. Whereas here, we don't have time. I don't need to get up, nor do you. It takes so much less time. Questa è veramente interessante. Allora, quello che ha appena detto è: ho sottovalutato quanto è figo non avere quei 15 secondi di frustrazione in cui praticamente che cosa succede? Cosa che ho vissuto un miliardo di volte, cioè il batterista sta registrando dei pezzi di batteria. C'è qualcosa che non va, o qualcosa va cambiato, o c'è un errore, o qualcosa va modificato a livello proprio di microfonazione della batteria. Qualsiasi cosa tu devi prendere, aspettare, aspettare, cioè prendi, ti alzi da dove sei sulla poltrona, apri la porta, entri nella stanza che magari è due stanze in là, no? Nella mia no, la control room è a fianco a dove registro la batteria. Però è quel avanti e indietro, no? L'assenza di quell'avanti e indietro perché stanno letteralmente nella stessa stanza, a quanto pare è un grande beneficio. E adesso che lo sta dicendo, me lo sto figurando, e porca puttana mi sa che mi sta venendo voglia di provare a fare così. Di registrare tutto nella stessa stanza. Mi sta venendo una malsana idea. Il genere di cose che dovrei probabilmente smettere di pensare perché sarebbe un casino. Però non posso fare a meno di pensarla questa cosa. Sta succedendo anche a voi se siete colleghi. Vabbè, comunque, molto interessante. Andiamo avanti. I mean, it seems very trivial, but those things actually in the moment when you're trying to get the job done can be extremely frustrating and cumbersome to deal with. Quello che sta dicendo, sì. Ah, minchia, quanto è alto! Oh, il parco giochi. Quante cose belle che si possono fare con i microfoni room. Obviously, since we're in the UK, Matt very kindly flew over to record locally to me. Io la prima cosa. Guardate questa visuale qua. Sei letteralmente a 4 metri di altezza. E c'è ancora spazio sopra. Io letteralmente proverei a mettere un microfono stereo o un XY o qualcosa del genere da esattamente questo punto. Forse tipo 40 centimetri più in là per allineare un po' meglio cassa e rullante, però lo farei sicuramente così alto da questo punto di vista. Non mi è mai capitato perché non c'è mai stata l'occasione. Non l'avrei mai potuto fare in nessuna circostanza. Che figo che sarebbe, eh? Using some bits of gear which are new to him and a couple of bits of gear which are new to me that he's developed since the last time we recorded together. So he's got a lovely Pearl reference kit. He's also got his signature snare drum, which I haven't tried until now, but it's a really awesome drum. Signature di Matt Halpern. Special kind of crash ride that mine will have made him that he's been using over in the States and he shipped over. And in general, the kit's actually a little bit more stripped down perhaps than the last record we did, which again I think is. Quei microfoni là sono, lui li utilizza sempre per i tom, sono i, come cavolo si chiamano, i Johnson? Non mi ricordo, maledizione, costano un sacco di soldi. It's cool because that's something that highlights Matt's kind of spontaneity as a player. He's really good at being creative with what he's got. I really do hope that people like this record because we certainly have poured a lot of energy into it. You know, not just me and Nolly, but the whole band. This has been quite a process. You know, it's taken a long time to solidify the song. Nolly usa Logic come me. To kind of show up as che console self, è questa? I think was SSL. Sì, si riconosce dai potenziometri tantissimo proprio. Sì, senza dubbio. Something for this record that kind of happened organically, where we all kind of were working through our own personal things and we were all working through things as a band, and the result of it is the most honest representation of where each of us are individually and collectively at this moment in time. Grezza fuori così? Lo si sente da fuori proprio. Oh, final guitar tracking, quindi no. Effettivamente quella mancava. Però le voci erano definitive, quindi. No, 8 corde. Sì.
Moog? I synth, specie analogici, non li conosco così bene, ragazzi. Some of the gear that we're using to track guitars, we're in the guitar tracking session. We're kind of in the middle of it. A lot of things haven't been determined just yet, but we have been tracking the DIs. The idea is that we are going to capture the DIs. We're using neural plugins right now. I'm a big fan of the Omega, which interestingly enough, I have. Usano plugin neural per il tracking? You can see right there, yeah. Omega Granifier. It's a great amp. Granifier Omega. No, ho idea di che cosa sia. La Invective della Pivi, che è la sua signature. Those are the two mainstays if we are going to be reamping, which we are going to mess around with. Ah, ok. Allora, vabbè. Stanno prendendo le DI dirette dalle chitarre per il reamping. Ma perché? Scusate un attimo, sta venendo un attimino il dubbio, perché se ho tutto quello che mi va a portata di mano, perché non suonare direttamente con le cose che mi va e che ho a portata di mano? Forse lo fanno per poter avere più scelta dopo? No, francamente non lo so. It's a weird riff. It is a weird riff. Yeah. Spencer. As you'll see if you come over here, we have a whole bunch of pedals. I don't know. Un po' di pedali, sì. On the album, if we do reamp, this always goes on the heavy stuff, the Horizon Devices Precision Drive. Aspetta, il Precision Drive qua si vede malissimo, è il Precision Drive dell'Horizon, che purtroppo io, cioè, conosco, l'ho sentito quello che fa audio personalmente ed è figo di brutto, ma non l'ho mai usato ed è uno degli acquisti che vorrò fare prima o poi. Sì, tra l'altro è il suo proprio. This is a very special pedal here, the Generation Loss. It makes it sound like an old VHS. Generation Loss? You know, that sort of effect. Non ne ho idea. This is pretty cool. This is a God City something. I don't know, BJR. Not entirely sure what it does, but it's sort of like fuzz distortion. Un fuzz? We've got okay. We got a Digitech Whammy we're using a little bit. Ah, il Whammy, va bene. It's an expression pedal I'm using. With the Axe FX, helps with some of the laser sounds. Il Whammy è mostruosamente fastidioso a mio gusto, ma in alcuni... messo nei punti giusti è fantastico. I've been writing so much of this material on this guitar and just sort of demoing at home, so I wanted to keep things really consistent. The only difference here with my other six-string signature models is that this has different pickups. These are kind of new things I've been working on with Seymour Duncan. You know, it's prototyping, seeing if we can improve off of the Alpha Omega set. Vabbè, piacerebbe tanto avere in studio queste cose. Così, cut to lavatrici. We'll be right back.
E che cazzo stanno guardando? Le cazzate che si guardano nei momenti di stacco quando si registra, le puttanate più colossali. Non so perché c'è una propensione alle troiate durante i momenti di stacco delle registrazioni veramente notevole, devo dire. Tra l'altro, questa musica di sottofondo è anche molto figa, molto adeguata. So here we have our one electronic song on the album. It is called Cocknet. I'm just kidding. It's called something else, but that was the demo title. And a cocknet is the net that is in swimming trunks. So the song starts like this. Sound molto analog. So what's cool about this sound is this is one of my favorite software synths. It's called the Diva. Sì. Ah, Diva. Cazzo, software a Diva, ok. Diva è un software che purtroppo non ho e che ho usato poche volte, ma il un mio caro amico lo usa molto di frequente e tutte le volte che ho sentito qualcosa fatto da questo software synth, devo dire che è uno dei pochi che di porca puttana proprio fa proprio sentire i suoni, proprio un feeling che l'ultima cosa che ti immagini che siano suoni digitali. Like this is on pretty much every track on my solo stuff. We use this all over Periphery 5. Pretty sure we used it on Periphery 4 and maybe Periphery 3. But it's just a very authentic sounding analog style synth. Yes. So it's like if you can't afford the hardware or you can't find the hardware or whatever, this is probably your best bet. So one of the key components of that kind of old school sound is the OCS 45. And this thing is cool because you can add a kind of like a retro cassette sound, like a warbling that only happens on like old tape. And you can even customize it. You can customize the noise, because a lot of you'll hear like a very like low static if you listen to cassette tapes, and you can customize what that sounds like. Damaged or much older cassette OCS 45 cassette simulation. Mai usato. We use H delay, Waves H delay. And make it a little bit louder with the Decapitator by Sound. Decapitator è uno dei miei plugin preferiti di sempre. And that's kind of cool. It's kind of a cool way to kind of establish that, hey, we're going to synthwave territory. Here is kind of like the brains of everything. But we have an AXE-FX that we we're using as amp modeler, as a DI, as a tuner. We control everything on AXE, which is on the computer. We have one of Misha's invectives. We take DIs of everything, so we'll probably reamp certain things if we were trying to go for a different vibe, or just try things out and see what sounds the best. We'll do this thing where we'll do like a blind tone test. So it'll be like me and Misha kind of figuring out which tracks we want to mess with or reamp. Then we'll do three passes through the AXE-FX or the invective or whatever, and then we'll call Mark and we'll be like, all right, which one do you think sounds the best? Ok, un blind test tra varie cose riampate e prendere un'altra persona che dice, oh, secondo te quale suona meglio? Ecco, qui una cosa la voglio dire. Quando c'hai un
puttanaio di possibilità, nel senso che quando sei letteralmente immerso dalle cose, e per carità, loro abbastanza lo sono, ma ci sono altri che sono ancora più immersi, e io stesso, nonostante abbia chissà quali mezzi, no? Sound engineer di provincia, diciamo così, eppure al giorno d'oggi, tra i mille plugin e le mille cose, e più le conoscenze che hai, e più le persone che ti portano le cose in studio, quando vogliono registrare, sei un po' circondato da opzioni, no? A volte può un tantinello paralizzare questa cosa, cioè non sai cosa minchia fare perché ti sembra tutto ok e non riesci più a cogliere quello che veramente preferisci tra l'una, l'altra cosa, eccetera, eccetera. Può capitare, e come ne esci? In due modi. Uno, quello che hanno fatto loro, cioè chiami un parere o esterno o di cui ti fidi o eccetera, che mette la parola fine al dibattito, oppure smetti di interessartene così tanto, perché a volte si pone davvero troppo attenzione a delle minuzie cui non frega un cazzo a nessuno, quindi francamente è molto spesso rimani bloccato anche per cose del genere. Comunque, andiamo avanti, va. Stomp boxes. And what's cool about doing things this way is that you can get really, really custom sounds that can create either inspirational moments or just kind of like that motivation to kind of create things that, you know, aren't a preset, and you just kind of go based on feel. You kind of let the pedals direct you, which is fun. Cambio corde. So what determines if an idea will make the cut? It's real simple. We all just need to be like, fuck yeah. It's deceptively simple. And it's also very complicated. It's a feeling. It's something that can't necessarily be quantified, but sometimes you just hear a section or you hear a riff or you hear something, you're like, okay, we got something here. If everyone else, ah, bella testata Friedman, quella non la teniamo in considerazione. Sometimes you may think it's kind of cool, but you may be second guessing, and you know, I'll ask the rest of the guys, or they'll ask me, or whatever. And if it's kind of mixed, then we're like, okay, like, does this have potential? Is there something that we can do? Maybe sometimes all it takes is a little tweak, and then everyone feels good about it, and then we've got something. But I think we're always chasing that feeling. We always want to feel good about it. We want to be the ones who feel good about it, because ultimately, if other people don't like it, you know, that won't really matter. If we believe in it, then at least we'll know we're getting what we were looking for out of this process. That's really what I chase. I enjoy the chase of this idea. Oh, Serum, famosissimo synth, e non l'ho mai usato. Questo proprio mi manca. Become greater than the sum of their parts just by everybody's input. So this is the moment that I really treasure. Ah, finito così? No. O sì? Ci saranno tipo, immagino, le outtakes adesso. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro interessante. No, ok. No, cose di accompagnamento. Cose di accompagnamento e i cori da fare in gruppo, altra cosa che succede sempre. Ok, va bene. Allora, gente, è stato molto interessante. Devo dire che è molto più, ancora più casalingo di quanto me lo immaginassi, e me lo immaginavo già un bel po' casalingo, quindi devo dire che mi ha sorpreso. Però sapete che cosa? Soprattutto al giorno d'oggi, no? Anno Domini 2024 adesso, e quando è stato registrato Periferi 5 ancora di più, perché la cosa comunque va un po' addietro rispetto a dove siamo adesso, e sempre più sarà anche nel futuro, questo ne sono piuttosto convinto. Non c'è più chissà quale ostacolo alla produzione di contenuti musicali di qualità. Cioè, se hai una bella idea e c'è una bella canzone da fare, quello che ti blocca decisamente non è più ciò che hai. È ormai una cosa piuttosto stabilizzata, ok? Perciò ho notato, io mi sono fatto la domanda sulle... sul cantante, cioè sulle registrazioni vocali per tutto il video. Quindi quelle erano quelle definitive. Non sono neanche riuscito a capire che microfono era,
probabilmente un C12 o simil, qualcosa del genere, microfono di altissima qualità, però francamente non fosse stato un C12 andava bene lo stesso, nel senso ormai le cose a disposizione, anche quelle di livello medio, sono talmente belle e capaci di realizzare delle cose fantastiche che non sono più un ostacolo, quindi no, davvero si possono fare dei dischi di assoluto primissimo livello completamente a casa. Tolto la batteria, ecco, la batteria ha bisogno di uno spazio ben curato e ci sono tante cose che vanno fatte, ma anche lì bisogna dire che se poco poco hai una batteria registrata in uno spazio non ottimale, fai un po' di sample replacement, diciamo, ci sono modi per ripulire il sound dei singoli microfoni, della batteria, tanti lavori possono essere fatti, vabbè, ci vuole più tempo, però si può salvare e rendere molto figo anche quello, per non parlare poi del fatto che ormai le librerie di batterie, diciamo, di sample sono talmente belle, ricche e ricche di cose e qualitativamente stellari che ci sono molti dischi che sono fatti completamente... cioè, senza batterista che ha suonato un cavolo di niente. Personalmente non l'ho mai fatto perché mi piace avere comunque una batteria vera, d'accordo? Però molto spesso io stesso ho pesantemente editato le cose e l'ho resa una batteria molto diversa da quella che era originariamente. Quindi, per non parlare poi di chitarre, basse, cioè, oh, non c'è stato niente sul basso. E io un po' vaffanculo lo volevo perché Nolly ovviamente è... un bassista che ha segnato buona parte del basso metal moderno, secondo me, ok? Però vabbè, si trovano tante cose di Nolly e magari una reaction lo faremo anche a Nolly, e questa anzi è una ottima idea, sia per le produzioni, perché dice sempre un sacco... è un grande sound engineer, Adam Nolly, che è il bassista dei periferi e il sound engineer dei periferi, e, però anche sulla produzione, proprio lui come bassista ed è... fantastico, è incredibile, quindi è una cosa che potrei portarvi anche se buona parte delle cose le ho già viste. Comunque, interessante, è più una cosa fatta per la band questa qui, me ne rendo conto, però ci sono stati un po' di spunti fighi, secondo me. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, d'accordo ragazzi, se per voi è stata utile, eccetera, o tutto quello che volete, d'accordo? In descrizione trovate il link per altri miei canali, per altri miei contenuti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. Noi ci vedremo presto con altri video perché ho solo cominciato a ravvivare questo canale. D'accordo ragazzi? A presto!